Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Andiamo a vedere l'oroscopo dello Scorpione per il mese di febbraio. Vi consiglio di guardare anche il vostro ascendente, vediamo cosa ci dicono per lo Scorpione per il mese di febbraio. Partiamo dagli oracoli. Allora, abbiamo il nodo nord, quindi qua parla destinato ad avere, cioè che tu sei destinato per avere questa cosa. Questo cosa significa? Qua innanzitutto vedo anche il segno del leone. Allora, è chiamato anche testa di drago. Comunque, parliamo di esperienza. Qua dice proprio destinato ad avere, il fato. Quindi che cosa sei destinato? Probabilmente qua ti stanno dicendo che tu devi cercare di impuntarti a guardare, diciamo, il tuo destino come se fosse un viaggio spirituale. Probabilmente tu stai vivendo un po' così, non stai vivendo, diciamo, forse con fiducia verso il tuo obiettivo, verso il tuo destino. Sembra quasi che stai combattendo contro di esso, quindi devi cercare di lavorare insieme alla vita, quindi di non arrenderti alla sua corrente. Quindi qua ti dicono, cioè tu stai nuotando con fiducia e combattendo verso il tuo destino o stai remando contro? Quindi insomma qua ti stanno dicendo che effettivamente tu sei destinato invece a realizzare, ad avere. Ok, interessante. Vediamo ancora per lo Scorpione per il mese di febbraio. Quindi cerca di connetterti con te stesso. Guarda, e infatti abbiamo la luna che parla proprio di connessione, di inconscio, di lasciarti guidare da quello che tu senti, dall'intuito. Ecco, da quello che non si può vedere, da quello che non si può vedere con gli occhi, ma si sente solo all'interno. Quindi sarà un mese per voi dove sarete molto introspettivi e avrete anche chiarezza su quello che farete. Non sarete più confusi, non ci sarà più confusione, non ci sarà più... Va bene, qua vogliono uscire un sacco di carte. Vediamo, qua c'è l'otto di spade, ma ne voglio prendere, ok, queste due. C'è anche il 9 di bastoni col 5 di bastoni. Allora, vi dico intanto i segni che vedo, quindi oltre allo Scorpione, perché parliamo di voi, c'è il Leone, il Cancro, l'Acquario, i Gemelli, Sagittario e appunto, come dicevo, il Leone. Allora, poi dopo vi dico gli altri, perché ce ne saranno altri. Allora, qua per il mese di febbraio ti dicono effettivamente di entrare di più a contatto col tuo inconscio, con la tua intuizione, col tuo sesto senso. Cerca di fare chiarezza, cerca di fare chiarezza soprattutto su questo ambito, perché effettivamente sembri un po' bloccato, intrappolato, come se sei un po' bloccato soprattutto a livello mentale. Vedo che sei proprio molto affaticato, hai alzato forse delle barriere, delle difese e quindi perché forse ti sei trovato di fronte a delle difficoltà, hai avuto a che fare con uno o più persone che ti hanno messo, diciamo, i bastoni tra le ruote. Vedo discorsi che non sono stati, diciamo, non combaciavano, ecco, e quindi ci sono state degli ostacoli, degli intoppi. E qua ti dicono effettivamente che devi entrare in contatto con te stesso per riuscire a superare queste situazioni molto difficoltose, ok? Che hanno anche a che fare con altre persone. O magari solamente un conflitto con te stesso potrebbe essere. Comunque, vediamo l'oracolo dei sentimenti, se riesco a alzare questa benedetta carta. Abbiamo la fedeltà, poi abbiamo strategia, determinazione, progressi, la metto qui, e abbiamo fondo mazzo, la rinascita. Spostiamo i messaggi d'amore,
Allora, cosa significa? Probabilmente la fedeltà, la fiducia è stata un po' buttata nell'ultimo periodo. Vedo che finalmente ci sarà una rinascita per voi. Cercherete degli stratagemmi, delle strategie per riuscire a essere determinati sul vostro obiettivo, quindi non vi farete più coinvolgere tanto dalle emozioni, ma riuscirete a capire cosa volete. Vedo dei fatti che in questo ci sarà questo progresso. Vediamo i messaggi d'amore. Vi voglio ricordare che tutte le carte che vedete le potete acquistare, trovate il link in descrizione del video e nel primo commento in evidenza. Ci sono anche su Etsy. Vediamo i messaggi d'amore per lo Scorpione per il mese di febbraio. Ti penso continuamente, che bella, penso continuamente e poi sto provando a dimenticare ma non riesco. Allora, questo o siete voi, che quindi state pensando costantemente ad una persona che stai comunque cercando di dimenticare, stai provando di lasciarti alle spalle. Se invece non ti rispecchia questo, significa che la persona che tu stai pensando in realtà ti pensa continuamente e sta cercando di non farlo, sta cercando di pensare altro, ma è più forte di lei, non ce la fa a non pensarti. Quindi andiamo adesso a vedere coi tarocchi per lo Scorpione nel mese di febbraio. Abbiamo la carta del folle, molto bella. Vediamo ancora per lo Scorpione. Abbiamo il Cavaliere di Denari, la Regina di Bastoni, l'Asso di Coppe. Vediamo se ci danno ancora una carta. Sì, abbiamo la Papessa. La Papessa che si stava rovesciando. Fondo del mazzo abbiamo il 3 di bastoni. Quindi, allora sì, innanzitutto vi dico i segni che vedo, così li completiamo e poi vi dico. Quindi, oltre ai segni che ho detto prima, vedo anche l'Ariete, vedo la Vergine, vedo il Sagittario che l'ho detto, sì, Scorpione, Cancro e Pesci, tutti i segni di acqua. Ok, sì, poi gli altri li ho detti. Allora, devo dire che effettivamente pianificherete qualcosa a lungo termine, quindi che non vi soffermerete sul qui e ora, diciamo. Avete dei progetti che volete portare avanti, quindi che avete già, sapete di cosa si tratta, avete già pianificato, adesso vedo che quindi vi state improntando su questo, sull'abbondanza per fare queste scelte che avete fatto o che dovete fare. In ogni caso questa cosa vi porterà successo, quindi ti invitano anche ad essere paziente per decidere il prossimo passo. Poi vedo anche che effettivamente ci sarà qualcosa di nuovo, proprio che di rinnovato, quindi o un nuovo inizio o un rinnovo, che può essere in amore, in lavoro, nelle amicizie, comunque in generale. Vedo che finalmente c'è un nuovo inizio e, dove finalmente prenderai anche fiducia in te stessa, forse anche troppa, un po' troppa, perché vedo che si eliminerà la paura che forse fino adesso ti ha accompagnato, ma vedo anche che pianificherete e sarete molto attenti. Vedo proprio un'analisi molto logica e molto scrupolosa nel decidere cosa fare, in che modo fare, in che modo parlare, perché volete appunto fare dei progetti a lungo termine e quindi volete che tutto combaci e che tutto vada bene. Vedo che effettivamente riuscirete a essere più in controllo
dei vostri desideri, di quello che volete, avete capito, avete focalizzato quello che volete, che forse anche questo è stato un po' l'indecisione nel sapere, non sapere cosa fare, cosa scegliere, quindi vedo che finalmente riuscirete a trovare anche questo e vedo anche che i vostri desideri riuscirete a trasformarli in realtà e soprattutto anche per quanto riguarda la carriera, il lavoro. Vedo qualcosa di nuovo dove soprattutto è legato il sentimento, quindi qualcosa che vi appaga, vi fa sentire bene nell'ambito emotivo e sentimentale, quindi vedo che ci sarà qualcosa di nuovo, proverete delle emozioni nuove che finalmente non provevate da tempo, potrebbe essere una bellissima amicizia, una bellissima storia d'amore, ma comunque vedo una nuova casa, qualcosa che vi dà soddisfazione. E vedo anche che entrerete di più nella vostra, appunto, nel vostro io, riuscirete a essere più meditativi, a seguire di più l'intuizione, a seguire il vostro inconscio, il vostro intuito. Quindi forse non agirete subito, dovete cercare prima di riflettere, di pensare e poi agire, seguire soprattutto quello che vi dice il vostro intuito, perché vedo proprio un'evoluzione. Vediamo cosa ci dicono le sibille per lo Scorpione nel mese di febbraio, per lo Scorpione nel mese di febbraio. Qua abbiamo, vi dico anche i numeri perché possono essere importanti per voi, abbiamo la carta della nuvola col 6 e il 13, abbiamo l'albero col 5 e il 7, abbiamo altre due carte, abbiamo la falce con la carta numero 10 e 11, l'11 molto forte questo numero 11, 111 potrebbero essere numeri che magari vedete spesso, e la frusta. Allora, per lo Scorpione devo dire che forse inizialmente ci sono stati dei dubbi su cosa fare, su cosa scegliere, su come agire. Vedo che finalmente farete un taglio netto e riuscirete a trovare una stabilità. Quindi ci sono delle cose che vi hanno anche devastato sentimentalmente, emotivamente, e vedo che anche lì, e grazie anche a questo, tra virgolette, che riuscirete a essere più decisivi, più taglienti, più concreti. Vediamo i consigli degli oracoli per lo Scorpione nel mese di febbraio. Abbiamo la carta numero 42, autorità, equilibrio tra volontà e resa, e la carta numero 5, che abbiamo visto anche prima, espansione. Donarsi. Quindi devo dire che il consiglio è proprio quello di riuscire a capire dove dover essere più morbidi e dove invece dovete essere più rigidi, quindi cercare di fare anche un equilibrio, di non essere né troppo da una parte né troppo dall'altra, ok? E soprattutto con l'espansione, donarsi indica innanzitutto di riuscire a recepire di più le proprie emozioni, il proprio intuito, eccetera, e soprattutto anche di aprirsi un po' di più alle persone, quindi senza dare proprio un taglio netto, ok? E magari dare troppo a qualcun altro. Allora, vediamo le risposte delle stelle per lo Scorpione per il mese di febbraio. Colpi di scena inaspettati, lascia che sia. Difatti lo vedevo anche prima con la frusta, insomma la falce, vedo qualcosa che arriva all'improvviso. Dei colpi di scena che effettivamente voi non vi aspettavate, qualcosa che vi farà rimanere di stucco. E lasciate che sia, lasciate correre, va bene, sia in positivo che in negativo, quello deve avvenire, quindi accettatelo. Allora, se avete guardato fino qua, lasciatemi il segno, il vostro segno dello Scorpione. Se lo farete vi ringrazio tantissimo, se vi è piaciuto lasciate un like e condividete. Per chi non è ancora iscritto, invito ad iscrivervi alla mia pagina YouTube.
Vi offrirò una domanda gratuita che potete farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Potete contattarmi per consulto personale, vi troverete qua il numero di WhatsApp. Vi consiglio di guardare anche il vostro ascendente. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.